Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? È domenica, il giorno non lo so, tanto cosa cambia, per me non cambia niente, per me e per quelli come me, insomma. Noi forse sospiriamo il ritorno al lavoro perché aprendo diciamo, la possibilità di avere certe strutture fino alle 22, si potrebbero fare degli spettacoli anticipandoli verso le 7, facendo una apericena si dice, ma sono quei neologismi da cui io prendo le distanze, perché apericena, insomma, quindi tutto quanto sia in grado di fornirci un po' di possibilità di lavorare, ben venga, anche se Pregliasco oggi, appena ho acceso il televisore, mi sono trovato tanti Pregliasco che mi ha detto preoccupatissimi per le varianti. Non sarà mai più finita. Mi domando, questi milioni di scienziati, voglio dire, come mai si arrendono di fronte a questo? Cioè, è possibile che abbiamo superato malattie gravissime come la spagnola, come voglio dire, anche molto gravi, il tifo, insomma, avete capito cosa parla? Le malattie del contagioso, le morbilli, compagnia bella, di fronte a questo si arrendono. Mentre facciamo l'acceleratore di Ginevra, dove spendiamo miliardi, oppure mentre mi chiedono di dare i soldi per i poveri bambini denutriti dell'Africa, contemporaneamente mandano nell'empireo dei razzi per vedere se si può andare su Marte, dove spenderanno migliaia di miliardi con i quali salverebbero la vita a tutti i bambini dell'Africa. Chi se ne frega di andare su Marte? Oltretutto non penso di esserci in quel periodo, sono occupato, più avanti ho da fare, non so, che le contraddizioni di questa civiltà del ca. Adesso. Allora, oggi vi aggiorno un po' sui dati della pandemia. La mia graduatoria, sapete, è molto particolare, e si basa su World Meters. Allora, oggi i guariti sono 80 milioni. Cioè, hanno avuto il coronavirus, contagiati, ma non ce l'hanno più, sono guariti, o erano asintomatici, o ne sono usciti. World Meters dice, who had an outcome, cioè che hanno avuto, che ne sono usciti, 80 milioni e passa, bene. Riferendomi sempre all'Australia e a Nuova Zelanda, devo dire che in Australia purtroppo c'è stato un aumento di casi, oggi sono 5. Vabbè, insomma, pazienza. Invece in Nuova Zelanda sono 5, chiedo scusa, per cui in Nuova Zelanda si preoccupa, ma sono 5 contagiati. In Australia invece 2. Vabbè, insomma. Vabbè, mi direte, ma tu guardi solo l'Australia? No, la dico anche Taiwan. A Taiwan ce ne sono 3, in Birmania ce ne sono 3. Lì ci sono le varianti? Non so, la variante, quella che mi ricordo bene, io... era la variante di Lesmo, quella all'autodromo di autodromo di Monza. Riguardo alla richiesta di che mi fanno molti miei seguaci, molti tra i pochi, insomma, tra quelli che ci sono, di scrivere una biografia, aspetta un attimo, perché voglio dire, ora le librerie saranno prese d'assalto perché c'è la biografia di, c'è il libro scritto da Rocco Casalino, e mi pare di aver letto qualche giorno fa che è uscito anche il libro di Rocco Siffredi, quindi tra Casalino e Rocco Siffredi in mezzo io non ci posso stare, insomma non ho questa autorità, e quindi aspetto un attimo a scrivere le mie sapide memorie, ok? Continuiamo ad avere la possibilità di guardare opere liriche, continuano a mandarci opere liriche in streaming. Teatro della Scala, Teatro della San Paolo, sicuro, Lapsus Freudiano, San Carlo di Napoli, e Zubin Mehta, scomodato Zubin Mehta, il maestro Shaili, cantanti di grido. Sapete quanto costano quelli? Quei tenori, sapete cosa costa Zubin Mehta per un concerto? Vabbè, vedete che facciamo finta che dia un po' in beneficenza.
La cosa più grave è che io che non lavoro, praticamente ho in percentuale sono uno di quelli che paga attraverso lo Stato tutte queste opere. Sono gli unici che lavorano, io ho sbagliato, dovevo fare cantante lirico, adesso sarei in streaming, magari cantare «O dolci baci, o languide carezze». Puccini è il mio preferito, ve lo dico subito così fuori dai denti, così almeno lo sapete. Sapete, libricino, sapete perché si dice predicare bene ma razzolare male? Deriva da quel figlio di buona donna del gallo che canta bene ma non razzola altrettanto bene. A differenza delle galline, poverette, che raspano continuamente il terreno. Le galline lavorano e quel sfaticato del gallo non fa niente, canta e basta. Ciao!